Salve a tutti ragazzi dal vostro Gustrugus 88. Come state? Spero tutto bene. Io sono di ritorno da una serata col mio gruppo musicale e sto tornando a casa. Sto tornando a casa in maniera serena e tranquilla. Però ho detto, ma quasi quasi ne approfitto per fare un video e per fare un attimo due chiacchiere con quei birbaccioni del canale. E quindi, come tutti quanti gli anni, facciamo il video sul pagellone della Lazio e quindi sui voti che darò ai giocatori della Lazio per l'anno 2023, sì, stagione 2022-2023, insomma. Allora, iniziamo con il portiere Provedel, che ha vinto il titolo come miglior portiere del campionato e che si è distinto tra l'altro con una serie di prestazioni fantastiche, fra cui 21 clean sheet in stagione. A Provedel, secondo me, il voto da dare, al netto di prestazioni sontuose e qualche paperella, secondo me è 7,5, portato ad 8, meritato, per via del premio che ha vinto e per via appunto dei 21 clean sheet. Quindi 7,5 portato a 8, quindi 8 a Provedel. Primo voto ufficiale che do, Provedel, voto 8. Passiamo al reparto difensivo. Il reparto difensivo che vede appunto un po' la sorpresa della stagione, perché come vi dicevo lo scorso anno abbiamo preso una valanga di gol e invece quest'anno ci siamo distinti per pochi gol presi. Vado quindi a identificare un bel 8 per Romagnoli, secondo me 8 pieno per il nostro Alessio Romagnoli, che è stato accolto benissimo dal tifoso laziale, ma insomma i restanti tifosi d'Italia pensavano fosse un attimo bollito dopo l'esperienza al Milan, in cui comunque ha vinto lo scudetto ieri e sicuramente ha perso il posto da titolare, perché evidentemente Pioli ha preferito dei giocatori differenti, ma Romagnoli ha dimostrato di essere un difensore di livello per il campionato italiano, quindi 8. Casale, voto 7,5. Secondo me è stato un campionato incredibile anche quello di Casale. Do un mezzo punto in meno perché ha giocato meno partite, perché giustamente all'inizio ha dovuto ambientarsi, ma una volta che si è ambientato è stato fantastico anche lui, quindi 7,5 anche per Casale. 7,5 anche alla stagione di un giocatore che io non amo particolarmente, ma sono una persona che sa riconoscere i propri errori e sa comunque valutare i giocatori. Marusic è cresciuto moltissimo, secondo me 7,5 per il buon Adam Marusic, che è migliorato sia in fase difensiva che offensiva, quindi 7,5 anche per il nostro terzino, che tra l'altro ha giocato un po' a destra, un po' a sinistra, voglio dire, è stato anche da questo punto di vista lodevole. Poi scusate, dove tanto sbadiglio, raga, ma c'ho sonno. Un altro bel 7 se lo prende Isai, che è stato protagonista di una stagione all'inizio non troppo positiva, poi è migliorato sempre di più fino a diventare un punto di forza nel finale della stagione. Stagione tra l'altro impreziosita anche da uno o due gol, se non sbaglio. Quindi 7 anche per il nostro Isai. Passiamo ai sostituti. I sostituti sono Lazzari, al quale do un 6,5. Ho sentito gente che gli ha dato addirittura un'insufficienza, francamente non mi sento di dare insufficienza a Lazzari, anche perché questi, ripetiamo, sono i voti per il campionato. Poi per la Coppa insomma farò un breve discorso alla fine, ma per la Coppa non mi sento ovviamente di dare voti da questo punto di vista. Questi sono i semplici voti per il campionato. Quindi Lazzari secondo me 6,5, anche se non è stata ovviamente la sua miglior stagione, ha perso anche il posto da titolare, quindi per forza di cose non è che il nostro Manuel il bacio spizzi giochi a tutti voi. E
poi abbiamo Pellegrini, che è stato acquistato nel mercato di riparazione di gennaio e che ha fatto veramente poche partite. Quelle partite che l'ha fatte non le ha fatte male. A Pellegrini, nella speranza che possa essere utilizzato anche di più in futuro, diamo un 6. E... ma è stato veramente utilizzato troppo poco. Patrick, voto 6 e mezzo. È stato un giocatore preziosissimo che si è fatto trovare pronto ogni qualvolta è stato chiamato in causa, quindi io 6 e mezzo glielo do pieno al nostro Gabbarone. Ghila, anche qui Ghila secondo me è un difensore buono con delle buone caratteristiche, delle buone qualità, e che è ovviamente stato impiegato veramente poco, scusate, me lo sbaglio dopo l'altro, veramente poco. Il voto che do a Ghila è 6. Per quanto riguarda quindi la difesa, direi che possiamo chiudere qua, i voti sono quelli lì, quindi abbiamo detto 8 a Provedel, 8 a Romagnoli, 7 e mezzo a Casale, 7 e mezzo a Marusic, 7 a Isai, 6 e mezzo a Lazzari, 6 e mezzo a Patrick, 6 a Ghila e 6 a Pellegrini. Passiamo al centrocampo. Ah, scusate, Maximiano. Maximiano, su Maximiano ragazzi direi senza voto, non mi va di dare un voto a Maximiano perché è stato veramente sfortunato e barra colpevole per la prima partita di campionato in cui ha fatto quella papera contro il Bologna, mi sembra, però dopo di quello praticamente è stato messo alla berlina, ha giocato veramente poco e il secondo 10, quindi non mi va di dare un voto a Maximiano perché sarebbe ingeneroso, ecco. Ovviamente è un giocatore che va ceduto perché ha perso anche probabilmente la fiducia in se stesso e vorrei vedere, insomma, quindi Maximiano senza voto. Andiamo al centrocampo, partendo dal nostro Danilo Cataldi, che a mio avviso è stato veramente il centrocampista più forte di questa stagione, a cui do un 8 perché ha giocato, è stato veramente imprescindibile e secondo me anche per quello che è il valore del giocatore è un 8, magari sarebbe più giusto un 7 e mezzo, ma voglio dargli un 8 perché è un giocatore intanto laziale che ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia e che quest'anno nelle partite importanti non ha mai deluso, quindi gli voglio dare un 8. Magari è un po' generoso, ripeto, sarebbe più un 7 e mezzo, ma gli do un 8. Milinkovic do un, secondo me ragazzi, un 7, non più di 7 a questa stagione, perché comunque ha avuto delle partite un po' più in negativo ed è comunque un giocatore che deve sempre fare la differenza perché è un giocatore di livello superiore. Andate a vedere, se non l'avete già vista, un'intervista che gli viene fatta su YouTube da parte di Pardo, in cui lui durante le domande confessa di preferire il 3-5-2 di Inzaghi al 4-3, ed è questo un po' il motivo secondo me per il quale poi Milinkovic quest'anno non è che abbia brillato particolarmente, per quanto stiamo parlando di una stagione ovviamente positiva perché si tratta di un giocatore di livello superiore alla media. Secondo me non è un fenomeno, ma è indubbiamente un giocatore superiore alla media. Luis Alberto, 7 anche a lui, 7 più forse, perché quando poi è andato a regime ha fatto qualcosa in più di Milinkovic, quindi un 7 più anche al nostro Luis Alberto. Anche Luis Alberto è un giocatore tecnicamente indiscutibile, che però ha nell'aspetto motivazionale, nell'aspetto umorale, il suo tallone d'Achille. La speranza è che sia sempre di più un giocatore equilibrato da questo punto di vista, però anzi la sua follia è anche un po' la sua forza, quindi vediamo un attimo come sarà. Indubbiamente Luis Alberto è un giocatore forte, però è anche vero che ogni anno c'è poi la dividera, Luis Alberto sì, Luis Alberto no, se fa modus vagi è un po' rotti i coglioni anche questa dividera. Per quanto riguarda poi i sostituti a centrocampo, Vesino un 6 e mezzo meritatissimo perché si è sempre fatto trovare pronto ed è impreziosito la stagione anche con una serie di gol, quindi bravo Vesino. Basic purtroppo ragazzi è 5 perché non è mai decollato e insomma ha segnato sì un gol con la Sampdoria mi sembra, però a parte quello poco altro, quindi un 5 a Basic che non è
deve essere ovviamente una condanna per il giocatore. La speranza è che possa far vedere qualcosa di più, qualcosa di meglio, anche perché a mio avviso delle qualità ce le ha pure, però forse un po' di fiducia, non lo so, però fino adesso non ha mai dimostrato chissà che cosa. Marco Sciantonio, anche qui, ragazzi, secondo me il giocatore è forte da un punto di vista meramente tecnico, tratta la palla molto bene, è un giocatore che sa quello che deve fare con la sfera in mezzo ai piedi, però indubbiamente ha dei fortissimi limiti da un punto di vista fisico, ma limiti che erano palesi. Più volte nei video ho detto, non è che puoi comprare un giocatore alto 1,60 m e poi stupirti del fatto che è alto 1,60 m, lo sapevi che era alto 1,60 m. Quindi, a fronte del fatto che probabilmente è un giocatore che non ci serve, e anche perché Sarri ha dimostrato di non puntarci, e probabilmente si tratta di uno di quei fantomatici acquisti voluti dal nostro DS e non invece così auspicati dall'allenatore, in ragione di ciò io a Marco Sciantonio, per le partite che ha fatto, gli do comunque un 6, perché è un giocatore che secondo me a livello tecnico ci sta, e che probabilmente in una dimensione differente, con un modulo diverso, potrebbe anche fare il titolare, perché non è una pippa assolutamente, è un giocatore di livello, questo è il mio punto di vista. Laddove poi qualcuno insomma abbia un'opinione differente, ci può anche stare, però secondo me se Marco Sciantonio era alto quanto Cataldi, giocava nel Barcellona, questo è il mio punto di vista. Poi andiamo avanti un po' nella schiera, andando a parlare del reparto forse più importante delle squadre, come dicono quelli bravi, ovvero l'attacco. Sull'attacco, ragazzi miei, io do un 8,5 a Felipe Anderson, che secondo me è il giocatore più importante della stagione. È il giocatore che è stato più continuo, il giocatore sul quale la Lazio veramente si è sempre affidata, e che ha dimostrato di essere valido in tutte quante le occasioni in cui è stato chiamato in causa, appunto. Quindi 8,5 a Felipe Anderson, che è migliorato moltissimo anche da un punto di vista difensivo, cosa che probabilmente nessuno di noi pensava potesse fare. Zaccagni, voto 8, è stata una stagione incredibile anche quella del nostro Zaccagnone, e solo Mancini non poteva non tener conto delle prestazioni del nostro esterno, ma purtroppo Mancini secondo me ha qualcosa contro i giocatori della Lazio, perché non è possibile che non abbia convocato almeno uno fra Romagnoli e Casale e Zaccagni. Lo trovo veramente scandaloso. Detto questo, Zaccagni 8. Immobile, anche qui Immobile indubbiamente non ha fatto la sua migliore stagione, è stato falcidiato da innumerevoli infortuni. Nonostante questo ha fatto 12 o 13 gol, non ricordo, quindi alla fine ha superato la soglia dei 10 anche quest'anno, giocando molte partite in meno rispetto a quelle auspicabili. È ovvio che si tratta di un giocatore che non è che tutti quanti gli anni può fare 30 gol, anche perché ormai gli anni iniziano un po' a farsi sentire anche per lui, non è ancora nella fase secondo me di vecchio finito, però indubbiamente un minimo di calo è iniziato, anche perché si tratta di un giocatore che fa del movimento, il dinamismo, esplosività, i suoi punti di forza, non è di certo uno che ama fraseggiare e andare così nel dialogo continuo con il compagno di reparto, insomma non è nella tecnica individuale la sua arma migliore, quindi indubbiamente laddove dovesse calare potrebbe avere delle problematiche, e un po' si sono iniziate a calare dal punto di vista fisico e un po' si sono iniziate a palesare anche quest'anno. Poi Pedro, voto 7, è un giocatore immortale, secondo me con l'età che ha riesce comunque a essere decisivo, quando punta l'uomo è sempre pericoloso, quando tira in porta è sempre pericoloso, è carismatico, sa secondo me anche dare una buona mano da un punto di vista emotivo, motivazionale ai compagni, quindi un 7 pieno per il nostro Pedrito. E poi dopo Pedro, amici miei, bisogna parlare di
Cancellieri e di Romero. Allora, Cancellieri e Romero, francamente io non riesco a valutarli, anche qui un po' come Maximiano, hanno giocato veramente poco, sono due giovani di buona prospettiva, secondo me tutti e due, però con la Lazio non hanno trovato sbocchi. È ovvio che Sarri, il sarrismo, eccetera, eccetera, impone un sistema di gioco nel quale i giocatori devono essere sicuramente collaudati tra di loro e devono sapere quel che devono fare. Sarri non è un allenatore che ama un po', da questo punto di vista, le improvvisazioni. Ognuno deve saper fare quello che deve. E quindi non è che prende un giocatore e lo butta nella mischia se non è pronto. Quindi hanno peccato questo. Io do un senza voto a tutti e due, perché non mi sento di dare voti a due ragazzi che secondo me faranno bene in futuro. Detto questo, non mi sono scordato del nostro Stefan Radu, che ha giocato veramente poco, sarebbe un senza voto anche qui, però in funzione di quegli anni che è stato la Lazio e di quello che ha fatto la Lazio, l'importanza della Lazio, diamo un 10 alla carriera. È il giocatore con più storie, con più presenze nella storia della Lazio, a qualcosa dovrà valere. Non posso che dare 10, non posso che non dare 10 al nostro Radu. Grazie mille Stefan, e spero che tu possa avere un ruolo in società, perché un giocatore così attaccato alla maglia evidentemente qualcosa da dare ce l'ha. Infine diamo un voto al nostro Maurizione. Maurizio Sarri è l'arma in più di questa Lazio, è il trascinatore, è il condottiero che probabilmente noi aspettavamo, un secondo posto veramente fantastico che pochi avrebbero auspicato a inizio anno. A Sarri il voto è 9 da un punto di vista del campionato, perché è una squadra che arriva seconda con il monte ingaggi della Lazio, con la rosa della Lazio, con le defiance che ha la Lazio, e ragazzi non gli si può non dar 9, questo è un fenomeno. Chiusura di video, perché sapete che poi alla fine sono sempre un po' un cagacazzi, ormai chi di voi mi segue da più tempo ha imparato a conoscermi. Volevo parlare un attimo anche dell'aspetto coppe, perché non mi sono scordato delle coppe. La Lazio nelle coppe ha fatto cagare. E il voto totale per la Coppa è veramente non negativo di più. Io do un 3,5, perché l'approccio, è un 2 all'allenatore, mi dispiace, perché l'approccio che ha avuto la Lazio nelle coppe non è ammissibile, anche a fronte del fatto di una rosa che probabilmente non merita di andare in Coppa, perché non riesce a soddisfare i doppi, i tripli impegni. Allora voi direte, sicuramente laddove la Lazio fosse andata avanti in Coppa non sarebbe arrivata seconda in campionato, e ci avete ragione, però io non posso che non essere obiettivo. Il mio voto è un voto del tifoso, non un voto da ragioniere, l'ho sempre detto, per cui io non posso pensare di gufare la Roma in finale di Europa League, la Roma che a mio avviso come rosa totale è leggermente più forte della Lazio, ma è più scarsa secondo me negli 11 titolari senza ombra di dubbio. Non posso pensare di gufare i romanisti, che tra l'altro ci sono andati veramente vicino alla vittoria della Coppa dell'Europa League, e tu invece sei uscito senza gloria, proprio senza veramente neanche la gloria dello sconfitto, sia in Conference che in Europa League. Quindi non ritengo proprio soddisfacente il campionato della Lazio, ovviamente anche i discorsi di Sarri, che spesso hanno lasciato alludere a una sua totale poca attenzione per il destino della squadra che allena nelle coppe. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se le pagelle che ho fatto sono troppo alte, troppo basse, troppo buone, eccetera eccetera. Io vi mando un grande abbraccio, scusate se non sono particolarmente pimpante eccetera, ma sono le 2 di notte, sono stanchissimo e ho fatto una giornata di lavoro abbastanza importante e poi 2 ore di concerto, quindi non gliela faccio più. Fatemi, appunto, ripeto, sapere cosa ne pensate, e ci vediamo in un prossimo video, sempre Forza Lazio, e speriamo che il calciomercato ci dia qualche gioia. Ciao a tutti dal vostro Ultrus 88.